Ciao, sono Lorenzo della Waysoft e in questo video ti dimostrerò come utilizzare nel modo corretto i comandi all'interno di InSpare Studio. Selezionando un qualsiasi comando, vediamo come vengano generate una serie di informazioni a livello di interfaccia, a livello grafico, e nella maggior parte dei casi viene generato un pannello dei parametri, diverso chiaramente per ogni comando selezionato, che permette un maggior controllo sull'operazione che stiamo andando ad eseguire. Nella parte superiore è presente una banda orizzontale, che è chiaramente anch'essa personalizzata a seconda del comando selezionato, e permette di eseguire modifiche a livello di selezione o modifiche dirette sull'oggetto o oggetti selezionati. Subito sotto, è presente una guida testuale che indica come e cosa fare per utilizzare correttamente il comando. In questo caso il comando di estrusione ci suggerisce di selezionare una o più curve o superfici, e successivamente fare clic col destro del mouse per confermare l'operazione. Selezionata la nostra curva, impostata una distanza a livello di estrusione manuale e perché no anche le chiusure rispetto all'estremità, avvicinando il cursore del mouse su una qualsiasi icona, InSpare Studio molto semplicemente ne suggerisce la funzione. Ad esempio, cliccando su quest'icona è possibile rimuovere la chiusura o semplicemente riattivarla. Cliccando sulla freccetta è possibile estrudere l'oggetto anche nella direzione opposta rispetto a quella che abbiamo appena considerato, e così via. Tutti i comandi hanno quindi la possibilità di modifica direttamente sull'oggetto, e questo permette e garantisce soprattutto una velocità di esecuzione molto elevata, evitando di perdere tempo nel reperire informazioni a giro nell'interfaccia del programma. Nel caso in cui ci fossimo sbagliati a livello di selezione della curva o comunque degli elementi da andare ad estrudere o comunque a cui applicare qualsiasi altro comando, non serve andare a cancellare l'operazione e rifarla nuovamente, ad esempio su una curva secondaria. L'unica cosa che possiamo fare, o comunque una cosa suggerita, è quella di selezionare lo stesso comando con un doppio clic, andare su Oggetti, leggere sostanzialmente quello che InSpare Studio ci suggerisce, quindi fare un clic per aggiungere o rimuovere oggetti dalla selezione. Deseleziono con un semplice clic l'elemento, la curva a cui abbiamo applicato l'estrusione. Verrà generato un errore perché chiaramente il comando di estrusione non si sta in questo momento appoggiando a nessun oggetto. Andiamo a selezionare la seconda curva di riferimento. Tutte le informazioni che avevo dato all'estrusione rispetto al primo profilo vengono attribuite al secondo in questo momento selezionato.